Buonasera signori e signori e benvenuti al Fixit. Noi siamo i Browns e oggi in questa messa parleremo dei matrimoni. Matrimoni del 2018. Vediamo cosa succede. Noi ve li raccontiamo così. Carissimi fratelli e sorelle, siamo qui riuniti nella casa del Signore, sperando che il vostro amore riceva il suo sigillo, la sua consacrazione, sperando non si aprirà. Giorno più bello della mia vita, ma ne sei sicura? Non c'è più via d'uscita. Guarda il portale, le panche, l'altare, su corri veloce che sta ad aspettare. C'è mamma, papà, è tutto naturale, e speri che un domani non voglia divorziare. Il marito, la casa, il viaggio di nozze, ma gli invitati pensano già alle cose. Ma quanto durerà questa storia d'amore? Sì, ma ci voleva un altare migliore. Sì, ma quanto durerà questa storia d'amore? Sì, ma ci voleva il sigillo del Signore. Finito il matrimonio, comincia la festa, la gioia è rimasta, o resta quel che resta, palloncini, champagne, gelate, caffè, qualcuno ballo ubriato e qualcuno non c'è. Finita qui, manca ancora qualcosa. C'è il fotografo e dice: bella, mettiti in posa. Poi entra il prete mangiando qualcosa, ripete quel che ha detto, può baciare la sposa. Mua! Come bacia bene questa sposa, sai? Ma quanto durerà questa storia d'amore? Sì, ma ci voleva un andare migliore. Sì, ma quanto durerà questa storia d'amore? Sì, ma ci voleva il sigillo del Signore. E poi di questi tempi si sposa un brutti effetti, con qualche differenza nello scambio degli anelli. E se guardiamo i tempi, qui diventi il migliore. Se ti sposi e fai divorzi senza fare un genitore. Matrimoni stabili, anche se monogami, siamo poco crediti, forse un po' monotoni. Patrimoni stitici, figli di discepoli, ma la verità è che siamo poco.